Thomas, noi ti ritroviamo a questo punto già da maggiorenne. Io penso che una domanda che ti abbiano fatto mille volte e sono curioso di capire anche la tua risposta è: cosa hai cambiato? Effettivamente niente, non è cambiato, nel senso dal giorno alla notte insomma non sono consapevole del fatto che non può cambiare niente da un punto di vista personale, caratteriale. Senz'altro però si sono aperte molte nuove opportunità e le esperienze che penso saranno quelle a farmi fare il vero passo, il vero stacco, la vera maturazione, ecco, mi porteranno a dovermi gestire in maniera più autonoma e più matura. Penso che farò lì la vera crescita, ecco. In generale i 18 però per me sono una tappa interessante, perché finora ho vissuto un sacco di esperienze da minorenne gestito come tale, e quindi è divertente associare un po' la mia immagine all'età dei 18. Senti, beh, diciamo che il primo passo dal punto di vista musicale è sicuramente questa nuova edizione del tuo album, che ti ha regalato delle soddisfazioni come il primo posto in classifica. Ci racconti, sì, cosa hai provato quando ti è arrivata questa notizia? Beh, senz'altro è stata una notizia a fortissimo impatto, anche perché subito dopo aver annunciato l'uscita di questa special edition, il mio pubblico è stato molto, molto attivo durante la giornata dei miei 18 comunque, e siamo rimasti primi su iTunes per 3 giorni, mi sembra. E per me è stato un grande traguardo, una grande soddisfazione e la prova di un rapporto che continua a crescere e fortificarsi insieme a me. E diciamo che molti tuoi fan hanno avuto modo proprio di farti gli auguri, è stato organizzato un contest. C'è qualche messaggio che ti ha fatto particolarmente piacere tra quelli che hai ricevuto? In generale sì, ho ricevuto, a parte che devo fare una premessa, continuavamo a ricevere tantissime notifiche, chiamate che si sovrapponevano l'una all'altra, di conseguenza facevo fatica a rispondere, non rispondevo a una su 100 per esagerare, diciamo, però erano veramente tante alla volta, e quindi l'unico modo per vedere i messaggi su WhatsApp era mettere in modalità aereo, scorrere un po' nelle chat, così rispondere a qualche ragazza, leggere i messaggi, così rispondevo e poi riattivare le notifiche, insomma. E comunque ho ricevuto molti messaggi, molte persone, la cosa bella è che hanno esorcizzato in parole, cosa che fanno anche con le lettere che mi mandano a casa, che mi piace leggere. È bellissimo appunto leggere le loro parole cariche di amore, stima, ammirazione per ciò che fai e per ciò che sei per loro. Il fatto che io sia un idolo, un modello per tante ragazzine mi fa veramente onore, cioè mi sento onorato e spero di onorare questo ruolo al massimo. Io do sempre il massimo per loro, perché loro mi regalano semplicemente tanta gioia. Ma senti, ma se riguardi indietro e pensi a un anno fa, quando hai compiuto per esempio 17 anni, come rivedi, diciamo a mente fredda, l'esperienza che è stata anche Amici? A parte che appunto sì, ho compiuto i miei 17 anni all'interno della casetta dei Bianchi, e poi sono arrivati Emma e Busta con la torta dentro la casetta. Per me è stato bellissimo, è stato un momento caldo per tutti all'interno della casetta, insomma. Era come se un corpo estraneo subentrasse in quella che era la nostra piccola dimensione, piccola grande dimensione del contesto televisivo, insomma. E è stato un momento speciale per me condividerlo con i miei compagni di avventura. Dal punto di vista personale, senz'altro ero più giovane, più inesperto, più acerbo sotto tanti aspetti. In quest'anno mi sono messo in gioco tante volte e in tante occasioni, ho sperimentato e mi sono sperimentato, e penso che pian piano inizio ad avere sempre un'idea un po' più nitida di chi sono, ecco, di quella che è la mia personalità. Penso però che comunque in futuro continuerà a subire cambiamenti, perché io continuo a mettermi in gioco, a sperimentare musicalmente, insomma,
ad ascoltare tante cose e proprio il fatto di crescere mi porterà a cambiare, però mantenendo sempre, cercherò sempre di mantenere quella purezza e lo sguardo carico di meraviglia che avevo quando ho iniziato. Beh, senti, nuovo album o quantomeno una ristampa dell'album con alcuni inediti. Come sono stati scelti questi brani? Questi inediti li abbiamo lavorati durante il tour, nei weekend mi esibivo ai miei concerti, poi in settimana invece venivo qui a Milano e lavoravo appunto ai brani. Ne abbiamo provinati vari e abbiamo scelto alla fine questi quattro inizialmente su cui lavorare. E poi invece al giorno del mio compleanno è subentrato, c'è stata questa sorpresa, è stato proposto un nuovo brano che è piaciuto a tutti e quindi abbiamo deciso di provare a lavorarlo e di metterlo alla fine, insomma, nella special edition. Quindi i brani saranno 5 nella versione fisica, nel fisico, mentre in quella dei pre-order digitali ci saranno 4 tracce più il braccialetto in allegato, e poi ci sarà la versione di Amazon che invece avrà una traccia speciale in più, che in realtà è un brano che avevo già cantato, già proposto nell'album Thomas, però lo ripropongo con ci sarà, è appunto un brano remixato, è un duetto con una grandissima artista che è DJ Stefani, è una DJ techno, e quindi è un mondo per me cui non avrei mai pensato di approcciare, però è stato veramente interessante per me e sorprendente. Il risultato mi piace veramente tanto dal punto di vista igienico di suoni, energetico di suoni, e in generale come esperienza proprio il confronto con lei per me è stato positivo, mi ha dato veramente serenità, energia, positività proprio nella lavorazione di questo album, e per questo la ringrazio e la stimo veramente. Senti, in quest'anno hai avuto modo davvero anche te di sperimentare diverse cose, diversi aspetti musicali anche a livello di genere e anche con la danza, con il ballo. Ora sì. Adesso senz'altro sono pronto a sperimentare cose nuove, future, ci sono già un po' di progettini che però verranno svelati più avanti. Intanto comunque c'è appunto questo Thomas 18 Edition in cui nei brani senz'altro richiamo sempre il mondo da cui vengo, insomma, musicalmente, che mi sento di più su me stesso, più coerente con quello che sono e con il modo che ho di esprimermi sul palco. Ci saranno magari testi con metriche un po' più serrate, tipiche del mondo hip hop, e brani un po' più solari, ci saranno testi che possono riguardare più generazioni, altri invece sentimenti, modi di esprimersi più tipici della mia età, insomma. Molto bene, e poi comunque non mancheranno gli in store, so che partiranno brevissimo. Assolutamente, non vedo l'ora di riabbracciare i miei fan. E il live? Ci sarà qualcosa quest'estate? Live stiamo lavorando, anche perché sinceramente io non vedo l'ora di tornare sul palco. Si vede. È stata proprio veramente una delle esperienze più belle per me. Non vedo l'ora di riviverla e di condividerla con le persone che verranno a vedere i miei concerti. Thomas, io ti ringrazio davvero, salutiamo All Music Italia, sai quanto ti seguiamo, sai quanto ti apprezziamo. Vi ringrazio di cuore per il vostro sostegno e la vostra stima, mando un grande abbraccio a tutti i lettori di All Music Italia e buona musica.